illuminarsi di immenso. Mi illumino di immenso. Ungaretti esce in questi giorni ed è in distribuzione Ungarettiana per i 50 anni dalla morte di Giuseppe Ungaretti, a cura di Neria De Giovanni per la casa editrice Nema Press, con la collaborazione dell'Associazione Internazionale dei Critici Letterari. Un testo importante, imponente, perché pone Ungaretti al centro della visione non soltanto italiana, non soltanto europea, ma internazionale. Ci sono contributi in questo volume che arricchiscono il percorso, il viaggio di Ungaretti all'interno del Novecento, sino ad arrivare ai giorni nostri. Si va dall'Italia all'Albania, dall'Albania alla Romania, dalla Romania al Venezuela, vengono toccati aspetti significativi, fino a ricordarci che la presenza di Ungaretti in Francia e in Argentina è diventato un nucleo, la sua poesia, di grande strategia letteraria, ma anche di grande struttura sul piano dell'impostazione linguistica. Credo che questo illuminarci di immenso di Ungaretti ci porta a raccontare la storia di una vita, di quel confessare che ho vissuto alla Pablo Neruda, in cui la vita di un uomo, ecco, Ungaretti, diventa la vita di un'esistenza. Tutto ha un suo significato ben preciso all'interno di questo viaggio e tutto ha il suo senso linguistico. I fiumi, la terra promessa, tutto il disegno in cui il nostro essere è il nostro desiderio di intessere la vita nella parola. Se Ungaretti viene letto come il poeta che nasce nel porto sepolto, lo si ritrova immediatamente in quella promessa della terra che vede insieme Enea e Didone. La terra di Enea, la terra di Didone. Quindi, in questo particolare intreccio, il Mediterraneo per Ungaretti diventa e resta fondamentale. Egli, essendo nato ad Alessandria d'Egitto, ha trovato dentro il mare e dentro il deserto i punti di riferimento di un processo non soltanto letterario, ma profondamente scavato nella sua vita. Ma tutto ciò che è scavato nella sua vita diventa scavato nella parola, dagli anni della Grande Guerra fino ai suoi viaggi, fino a quella terra che è la profezia dell'esistere, fino al grande dolore della morte di Antonello, del suo figlio. E in tutto questo credo che l'amore, la conversione al cristianesimo, il senso di tolleranza abbiano dato un marchio ben preciso alla sua vita di uomo, la vita di un uomo. Ungarettiana, curata da Neria De Giovanni, pone proprio all'attenzione questo suo viaggio, questo suo dire, questo suo osservare. E credo che tutto questo abbia un senso all'interno di questa dimensione, che è una dimensione in cui il vivere diventa, quel vivere diventa una vera e propria scommessa, una scommessa verso l'esistenza. E dentro questa visione tutto ha un senso preciso, preciso. In Ungaretti il lettore troverà, come dice Neria De Giovanni nella introduzione,
quegli aspetti peculiari che sono stati non solo di Ungaretti, ma di tutta la letteratura del primo Novecento. E questo è un altro tassello significativo in cui il senso della vita, dell'esistere, diventa una relazione poetica e sentimentale, si dice nell'introduzione. Ebbene, dalla cosiddetta triade ermetica Ungaretti, Quasimodo e Montale, si dice ancora nell'introduzione di Neria, Ungaretti fu l'apripista di questa nuova linea poetica. Infatti è così. Fu il grande apripista non soltanto sul piano linguistico, ma sul piano letterario. E quello che rompe gli steccati con la poesia precedente e riconsidera il mondo orfico, orientale o occidentale, all'interno di una visione, che è quella della poesia ermetica. Ma questo significa che il Mediterraneo di Ungaretti è anche il Mediterraneo delle quartine di Khayyam, di Rumi, ovvero di tutta quella poesia orientale, di quell'Oriente persiano e mediterraneo, che è punto di contatto sia col modello del Dolce Stil Novo, ben vissuto da Dante, sia con lo stesso Ungaretti. E in mezzo c'è il grande Leopardi, i Leopardi di Ungaretti, i Leopardi che ha attraversato tutta la letteratura dell'Oriente o degli Orienti per cercare di soffermarsi con una riflessione potente sul concetto di siepe, quel concetto di siepe che non è mai un muro della ragione. In Ungaretti non esiste il concetto di ragione. Esiste il concetto di provvidenza, profezia, di labirinto. Ebbene, Ungarettiana è un punto oggi nevralgico con il quale la letteratura italiana deve fare i conti, la storia della letteratura deve fare i conti. Ungarettiana, per i 50 anni dalla morte di Giuseppe.